Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attivo anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Lauren Jennifer McCluskey nasce il 12 febbraio del 1997 a Berkeley, in California. La sua è la storia di un'esistenza radiosa che si scontra con l'oscurità della manipolazione e con il grigiore dell'indifferenza. I suoi genitori sono Matthew, detto Matt, e Jill, mentre suo fratello minore si chiamerà Ryan. Quando Lauren ha appena un anno, lei e la sua famiglia si trasferiscono a Pullman. Washington. È il 1998 e i suoi genitori iniziano entrambi a lavorare come professori all'Università di Washington. Jill insegna economia mentre Matt insegna fisica. Lauren viene descritta come una ragazzina brillante fin dalla giovane età. Da piccola è una vera peste, si arrampica spesso sugli alberi e cerca di scavalcare i muri da sola. Inoltre ama follemente gli animali e diventa volontaria in un'associazione che aiuta il reinserimento di gatti randaggi nelle famiglie. Lauren possiede Già due gatti, Fuzzy e Victory, che adora follemente. In tanti la considerano come una ragazza molto tranquilla. In realtà, Lauren è. È semplicemente gentile. Cerca sempre di pesare le parole quando dialoga con qualcuno per evitare di ferirlo, anche se stanno avendo una discussione. Non stupisce che una ragazza con il suo carattere abbia parecchi amici con cui ama uscire, andare a ballare, cantare al karaoke e di tanto in tanto cimentarsi addirittura con il cabaret. Quanto alla religione professata, Lauren è una cristiana devota e cresciuta frequentando la Chiesa Unita di Cristo della sua comunità, poi quando si iscrive all'università: frequenta La chiesa della capitale a Salt Lake City. Lauren, tra l'altro, è anche un incredibile atleta. A otto anni partecipa alla sua prima Olimpiade Junior. Raggiungendo il record nel salto in alto, nel salto in lungo e nei 400 metri piani. A 9 anni, invece, si qualifica per le nazionali, gareggiando nel salto in alto e nella corsa ad ostacoli. Mentre gareggia a livello nazionale, fa amicizia con numerosi atleti. Quando inizia a frequentare il liceo di Pullman come matricola, diventa campionessa di salto in alto delle scuole superiori dello stato di Washington. Si piazza invece in seconda posizione nei 100 metri ad ostacoli. E infine durante l'ultimo anno di liceo nel 2015 aiuta la sua squadra a piazzarsi al terzo posto nella classifica di tutto lo Stato. Si diploma alla scuola superiore di Pullman con l'Ode e riceve una borsa di studio di atletica leggera presso l'Università dello Utah. Anche all'università Loren si fa notare, è intelligente e tutti l'adorano, i suoi compagni di classe e di squadra, i suoi professori e anche i suoi allenatori. Nonostante questi incredibili successi Loren rimane una ragazza umile. Anzi, spesso si mette in secondo piano, non comprende quale sia il suo valore. Quando i giornalisti della sua città natale la intervistavano per scrivere articoli sui suoi traguardi sportivi, lei distoglieva sempre l'attenzione da se stessa per parlare di quanto fossero fantastici i suoi compagni di squadra e di quanto la supportasse la sua famiglia. Lauren, come se i suoi talenti non fossero già tanti, è pure una scrittrice molto dotata, premiata anche a scuola. Per i suoi componimenti. Riassumendo, questa ragazza è una studentessa e un atleta modello. Il suo prossimo obiettivo è candidarsi alla scuola di specializzazione per iniziare a frequentarla nel 2019. Vorrebbe laurearsi e trovare un lavoro nell'ambito delle pubbliche relazioni per poi trasferirsi in un posto dal clima caldo. Quando è ormai al suo ultimo anno di università e il giorno della sua laurea si sta avvicinando, Lauren è davvero di buon umore, pronta a lasciarsi alle spalle le pressioni che derivano da quegli anni di studio intenso. In questo periodo esce più spesso e frequenta il centro di Salt Lake con le sue amiche. Come accennato vanno anche alle serate di karaoke per divertirsi cantando insieme. Lauren è molto legata anche a sua madre. Jill: Durante il lungo periodo dell'università mamma e figlia parlano tutti i giorni, a volte anche più volte al giorno. Lauren ha un rapporto aperto con sua madre, le racconta proprio tutto, le spiega quanto ha da studiare e pure se c'è qualche ragazzo che attira la sua attenzione. Jill è una mamma premurosa che vuole solo il meglio per la sua Lauren. All'età di 21 anni, Lauren è davvero bellissima, ma non ha mai avuto delle relazioni importanti con i ragazzi perché si è sempre concentrata sullo studio e sullo sport. Dunque, nessun fidanzato ufficiale, ma soltanto frequentazioni brevi e poco impegnative. Tuttavia, durante l'ultimo anno di università, Lauren si svaga un po' di più ed esce spesso con Alex, la sua compagna di stanza. Una sera le due vanno al centro di Salt Lake ed entrano in un bar chiamato London Bell. Si rendono subito conto che i tavoli sono sono tutti occupati quindi stanno per andarsene ma davanti a loro si palesa un ragazzo nero alto e muscoloso il butta fuori del locale il ragazzo la accompagna a un tavolino libero che era un po' nascosto lauren rimane affascinata dal butta fuori che si presenta si chiama sean e ha 28 anni sean durante la serata si avvicina spesso a lauren e alex per chiedere loro se vada tutto bene e stiano passando una bella serata soprattutto fa capire a lauren che è interessato a lei. Così prima di andare via, Lauren scrive il suo numero di telefono su un tovagliolo e lo dà a Sean. Il giorno dopo lui le manda un messaggio e la invita a uscire manca qualche ora all'appuntamento Lauren è davvero entusiasta di rivedere Sean che si presenta con un mazzo di rose rosse la porta a cena e vorrebbe già presentarle i suoi amici dopo l'appuntamento Lauren chiama sua madre e le dice che è davvero affascinata da Sean è così premuroso e dolce inoltre Lauren lo descrive come un ragazzo bellissimo e muscoloso insomma le piace proprio tanto Jill però è un po' preoccupata Sean ha 28 anni mentre sua figlia ne ha 21 ma Loren la tranquillizza. È sempre stata parecchio matura per i suoi anni. Dunque, è normale che sia attratta da un ragazzo un po' più grande di lei. Sean racconta a Lauren che non è dello aiuta, lui è cresciuto a New York e lavora part-time come buttafuori in modo da potersi pagare l'università. Vuole conseguire una laurea informatica al Salt Lake Community College. Quando i due ragazzi iniziano a uscire insieme, la compagna di stanza di Lauren, Alex, è molto felice per lei. Pensa essere una gran bella coppia. Sean. È proprio un gentiluomo, porta sempre Lauren fuori a cena e le regala ogni volta mazze di fiori. Tuttavia i giorni passano e Alex inizia a notare delle dinamiche un po' strane. Ad esempio, Sean passa tutte le notti nella stanza di Lauren, che ha un letto singolo. Nonostante questo, Sean insiste per restare da lei ogni singola volta. Alex inizia così a pensare che Sean non abbia un posto stabile in cui dormire. Tuttavia, non è convinta delle sue supposizioni, e si sa che le coppie appena firmate vogliono passare il più tempo possibile insieme. Dato che Lauren è molto impegnata con lo studio, la sera è il momento perfetto per dedicarsi al nuovo amore con Sean. Eppure, per qualche Motivo a lei è sconosciuto, lui non vuole mai che sia Lauren a spostarsi a casa sua, preferisce alloggiare nel suo dormitorio stringendosi in un letto piccolo. Dunque, la sensazione di Alex è giusta. Sean nasconde qualcosa. Già dopo una sola settimana dall'inizio della loro intensa storia, i dubbi di Alex si trasformano in preoccupazione. Loren si è confidata con lei ed è emerso che Sean. Ha un carattere un po' troppo opprimente, non vuole che la sua ragazza indossi vestitini ma piuttosto jeans e maglietta. Poi ogni volta che Lauren vuole andare al locale dove lavora Sean deve prima chiedergli se può farlo e se può venire con degli amici. Solo se Sean le dà il permesso lei può incamminarsi e per Alex queste restrizioni non hanno proprio senso. Noti inoltre che quando Lauren riceve un messaggio dal ragazzo si affretta a rispondergli nell'ansia di non farlo immediatamente. Sean pretende che lei lo chiami pure mentre sta guidando perché in quel momento è libera, non sta studiando quindi possono parlare. Con i giorni che passano Lauren diventa sempre più ansiosa. Ogni volta che deve uscire con Sean si preoccupa di non fare tardi. Inoltre, il fidanzato non vuole che lei esca senza di lui perché teme che si metta a conversare con altri ragazzi. Quando la chiama in presenza di Alex, l'amica si rende conto che tutte le loro conversazioni iniziano con Sean che chiede a Lauren dove si trovi, con chi si trovi e cosa stia facendo. Alex, preoccupata, prova a parlarne con Lauren, le dice che i comportamenti di Sean non sono normali, la loro relazione non è sana, è basata sul controllo. Lui Vuole controllare la sua intera esistenza quando lei non sta frequentando le lezioni all'università. Lauren, in risposta, spiega ad Alex che Sean, nelle sue precedenti relazioni, ha subito parecchi tradimenti, quindi si fida poco delle donne ed è molto geloso. Una volta rafforzata la conoscenza, Sean. Avrebbe sicuramente abbassato la guardia e le cose sarebbero andate a gonfie vele. Alex, tuttavia, è ancora preoccupata, anzi, teme pure che Lauren possa raccontare a Sean delle sue sensazioni quindi evita di interferire troppo nel giudicare il loro rapporto. Il suo unico desiderio è che la sua compagna a distanza sia felice e che Sean non la metta davanti a un ultimatum del tipo: scegli o me o la tua amica. Alex quindi Finge di farsi gli affari suoi, ma osserva la situazione in silenzio. Nel giro di qualche settimana nota ulteriori dinamiche preoccupanti nella relazione tra Lauren e Sean. Lauren in poco tempo è costretta a cambiare anche le sue abitudini. Spesso Sean le chiede di andarlo a prendere quando finisce di lavorare come butta fuori, quindi di mettersi alla guida di notte. Loren acconsente ma chiaramente inizia a dormire meno ed è sempre stanca. Alex, che ha imparato a conoscerla bene durante tutti gli anni di università condivisi, sa che è parecchio stressata. Lo studio stressa sì, ma non a quei livelli. Loren inizia a perdere peso, mangia sempre di meno, è pallida e soprattutto ha lo sguardo che si perde nel vuoto. Alex si allarma e le chiede spesso come sta. Se la sua relazione procede bene, sono passate. Appena tre settimane da quando è cominciata e ora Lauren smette di dire anche mezza parola negativa su Sean. In realtà, anche altri amici di Lauren notano che la ragazza è cambiata tanto nel giro di poco tempo, quindi vanno dal personale responsabile degli alloggi del campus per esprimere la propria preoccupazione. Sean trascorre troppo tempo nell'appartamento di Lauren e aggiungono un'altra informazione allarmante in più di un'occasione il ragazzo ha introdotto una pistola pistola all'interno del campus. Il personale interpellato dice che avviserà gli addetti alla sicurezza, ma non viene preso alcun provvedimento. Nulla. Quando i corsi sono sospesi per la pausa autunnale, il 5 ottobre, Loren torna a casa sua a Pullman col fine di trascorrere un po' di tempo insieme alla sua famiglia. Ora che Loren è a casa, Decide di fare qualche ricerca online sul ragazzo che frequenta. Ed è a questo punto che scopre l'inquietante verità: Su Sean le ha mentito. Innanzitutto, il suo vero nome. Non è Sean, ma Melvin Rowland. Poi non ha 28 anni, bensì 37. Infine e soprattutto Melvin Rowland è un molestatore intimo registrato. E a questo punto parliamo meglio di lui. Melvin Rowland nasce a New York e viene adottato quando è ancora un bambino. Con i genitori adottivi in realtà vive un'ottima infanzia non ha problemi fino ai suoi 15 anni, quando ahimè entrambi i genitori muoiono. Melvin viene quindi portato in una casa famiglia e rimane lì fino a quando compie 17 anni. Dopodiché si iscrive a una scuola privata in Colorado. A 20 anni si trasferisce nello Utah e inizia a frequentare il Salt Lake Community College. Nel 2004 comincia a lavorare come assistente infermieristico certificato. In questo periodo viene accusato di sedurre delle minorenni tramite internet. A quanto pare aveva un appuntamento con una tredicenne per consumare un rapporto intimo. Melvin è recidivo perché fa la stessa proposta ad altre ragazze fino a... A quando viene condannato a 15 anni di carcere. Nel 2012 gli viene concessa la libertà condizionale, esce dal carcere, ma dopo due mesi viola i termini della libertà vigilata per quattro volte. In varie occasioni non si fa vivo con l'agente di sorveglianza che gli è stato assegnato. E non partecipa alla terapia richiesta dal carcere. Per questi motivi torna dietro le sbarre e ci rimane per circa un anno. Nel 2013 gli viene di nuovo concessa la libertà condizionale, questa volta sembra andare bene almeno per due anni. Poi riprende a commettere violazioni, ben quattro episodi, così torna ancora in carcere. Qui questa volta partecipa e completa la terapia prevista per gli autori di reati intimi e infine il suo terapista sostiene che può tornare in libertà. È l'aprile del 2018 quando esce nuovamente di prigione e dice alla Commissione per la libertà vigilata che adesso è cambiato davvero. Sa bene di aver violato la libertà condizionale in passato, ma c'è una novità. Ora ha un figlio, dunque una famiglia, anche se ci sono dei problemi con la madre del bambino. E questa situazione lo ha cambiato profondamente. Melvin sostiene di aver avuto un'esperienza terribile in prigione, non vuole assolutamente tornarci. Anzi, vuole trovare un lavoro e partecipare alla terapia per migliorare se stesso. Le condizioni per ottenere la libertà vigilata sono diverse. Melvin non può avere alcun accesso a internet senza il permesso della commissione. Non può avere account sui social media. Infine, ha dovuto completare di nuovo un programma terapeutico per i molestatori intimi. Quando viene rilasciato è considerato un criminale a rischio moderato, il che lo obbliga a sostenere delle visite mensili da parte del suo agente per la libertà vigilata. Dunque dal mese di aprile fino a ottobre Melvin ha incontrato sei volte gli ufficiali per la libertà vigilata, i quali hanno scoperto, nonostante le premesse ulteriori due violazioni. Nel maggio del 2018 infatti un ufficiale scopre che Melvin sta mandando messaggi a diverse donne e una di queste ha una figlia di 5 anni. Ebbene a Melvin non è permesso parlare con nessuno che abbia figli, a meno che non facciano parte della sua famiglia. Lui spiega che ha incontrato queste donne su diversi siti di incontri e se la cava con un avvertimento verbale da parte dell'ufficiale. Nell'agosto dello stesso anno viene riscontrato che Melvin è positivo alla sostanza leggera e anche questo gli crea problemi, però ottiene soltanto un altro richiamo. In questo periodo Melvin alloggia in una stanza d'hotel. Questo Quest'hotel... In particolare, accoglie proprio ex detenuti per molestie intime. Poi senza tetto e altri ospiti che in generale non hanno un posto dove passare la notte. Qui possono soggiornare gratuitamente e in cambio lavorano. Per esempio aiutano a mantenere l'edificio agibile e in ordine. L'ufficiale sa anche che Melvin sta frequentando il college e sta studiando duramente. Se fosse riuscito a concluderlo per lui sarebbe stato più semplice trovare un buon lavoro. Tuttavia Melvin ha già un piano B. Se non fosse riuscito a superare l'anno avrebbe imparato a riparare sistemi di riscaldamento. E di raffreddamento per poi trovare un impiego proprio in quella zona. È determinato anche perché, come vi ho detto, ha un bambino piccolo e in questo periodo sta cercando di ottenere la sua custodia. Quelli che conoscono Melvin sanno che ha avuto dei problemi occasionali con le sostanze e che cercava di incontrare delle donne tramite le app per appuntamenti, ma pensano che ora se la stia cavando alla grande. È proprio in questo periodo che Melvin incontra Lauren. Adesso noi sappiamo che lui ha avuto parecchi problemi con la legge e che rispettare le regole non è il suo forte, ma quella povera ragazza non ne sa proprio niente. Quando lo scopre a casa seduta davanti al suo computer, rimane allibita. Riflette. Loren ha un forte senso di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato e si sente pronta. Vuole chiudere definitivamente questa relazione. La ragazza torna al campus il 9 ottobre e quella sera avrebbe dovuto partecipare a un matrimonio proprio con Melvin. Ora lo chiamiamo con il suo vero nome. Non si chiama Sean, si chiama Melvin. La prima cosa che fa è chiamare Alex per raccontarle tutto ciò che ha scoperto. Dice che vuole lasciare Sean che in realtà si chiama Melvin, ma non può limitarsi a scrivergli un messaggio. Di addio perché gli aveva lasciato la sua auto in prestito nei giorni in cui era tornata dalla sua famiglia. Alex, però, le suggerisce di non andare con quell'uomo al matrimonio, piuttosto deve riuscire a portarlo in un luogo pubblico. Dove parlargli per mettere fine alla loro storia. Purtroppo, mentre Alex e Lauren discutono della situazione, Melvin sta ascoltando la telefonata e accucciato fuori dall'appartamento della sua ragazza sotto la finestra della sua camera da letto. Appena Lauren termina la chiamata, Melvin entra dalla finestra e pretende chiarimenti riguardo a ciò che ha appena sentito, anziché ha appena origliato. Lauren a questo punto gli parla della sua fedina penale e gli spiega che sa qual è. La sua vera età, il suo vero nome e soprattutto il fatto che è un molestatore registrato. Dunque gli dice che vuole terminare la relazione con lui, basta, ora è davvero finita. Melvin in risposta: ha il coraggio. Di negare. Dice Lauren che lui in realtà non ha fatto nulla, era stato mandato in prigione ingiustamente. Una ragazza conosciuta a una festa della confraternita dell'università, in realtà lo aveva fregato. Racconta che la ragazza in questione avesse 17 anni, non 13, e che lui non gli aveva fatto nulla di male. In pratica, stando alla versione di Melvin, la ragazza l'aveva denunciato senza una ragione, giusto perché aveva voglia di mettere nei guai qualcuno. È vero, eh! Lui si era dichiarato colpevole, ma perché non aveva altra scelta, così si giustifica. Loren ovviamente queste frottole assurde non se le beve, è una ragazza gentile che agisce in buona fede, ma non così ingenua. Forse Melvin era convinto che Loren avrebbe dato credito alla sua versione senza fare domande, ma non è così. Lei vuole che se ne vada dal suo alloggio, lo caccia però lui inizia a sedurla. Lauren si scansa ma Melvin si impone fino a indurla alla resa. Così Loren gli permette di dormire di nuovo con lei. Anzi, quella notte Melvin la obbliga ad avere un rapporto intimo con lui più volte. Il giorno successivo, ossia il 10 ottobre, Loren dice a Melvin che deve uscire per andare agli allenamenti, visto che presto avrebbe avuto una gara. Melvin la lascia andare, ma con fare l'osco, le porta via la macchina. Quando è sola, Loren richiama Alex e le racconta tutto ciò che è successo la sera prima, quando hanno terminato la telefonata. Sempre durante la giornata, Loren riceve dei messaggi strani da numeri che non conosce. Nel primo messaggio si legge: Perché hai rotto con quel bravo ragazzo? Lui ti ama davvero! Poco tempo dopo, il suo telefono squilla di nuovo e appare un messaggio inviato da un numero diverso da quello precedente. A quanto pare un amico di Melvin le ha scritto per dirle che si sarebbe occupato lui di riportarle la macchina, non Melvin, in quanto il ragazzo è così addolorato che non sopporta neanche l'idea di guardarla, ora che lei vuole lasciarlo. Laura racconta tutta la storia a sua madre e quest'ultima chiama la centrale del campus per chiedere che un agente di sicurezza vada a recuperare in prima persona la macchina della figlia senza di lei. Jill informa la sicurezza del campus nei dettagli e aggiunge che è certa che l'autore del messaggio non sia un amico di Melvin, ma proprio lui sotto mentite spoglie. Lauren quindi risponde e chiede cortesemente All'amico di lasciare la sua macchina allo stadio dell'università. Quando l'agente di sicurezza va allo stadio, al posto di Loren ritrova la macchina vuota, si mette alla guida e la riporta alla studentessa senza alcun problema. Nonostante questo, Loren continua a ricevere messaggi da numeri a lei sconosciuti e sempre diversi. In uno di questi, dei toni aggressivi, c'è scritto Ucciditi! Due giorni dopo le arriva un altro messaggio da un numero ancora diverso: il contenuto l'avvisa del fatto che Melvin. Si è tolto la vita a causa sua. E il messaggio si conclude con la domanda: Almeno parteciperai al suo funerale? Loren, che ha la mente sveglia, nota che tutti i messaggi inviati da numeri diversi presentano però dei tratti in comune. Gli errori grammaticali e di ortografia sono frequenti e sono sempre gli stessi. Loren sa benissimo che quegli errori è solito farli Melvin, visto che si erano sentiti... Parecchio tramite messaggi. Quelle parole ossessive hanno tutte la sua firma. Dunque Loren ha la conferma di aver lasciato un ragazzo con seri problemi di possessività, in aggiunta alla fedina penale tutt'altro che pulita. Sa che ha commesso reati intimi non soltanto in virtù di quanto ha letto su internet, ma anche perché lei stessa ha dovuto cedere davanti al suo volere inflessibile l'ultima notte trascorsa insieme, dopo che Melvin si era introdotto in camera sua dalla finestra. Chiaramente spaventata, allora mostra i messaggi alla polizia del campus, racconta tutto e apporta ogni prova che è riuscita a raccogliere su Melvin da sola. La polizia le risponde che presto l'avrebbe messa in contatto con un agente, ma nel frattempo passano ore e Loren. Continuò a ricevere gli inquietanti messaggi. Il 13 ottobre un numero sconosciuto le scrive che: se non avesse pagato mille dollari, le sue foto intime sarebbero state rese pubbliche e tutto il campus le avrebbe viste. Una di queste foto, Lauren sa di averla scattata con Melvin in un momento intimo vissuto tra di loro. È chiaro che è sempre lui a minacciarla. Lorena a questo punto è in preda al panico. Ha studiato e si è impegnata tanto per raggiungere i suoi traguardi, sta per laurearsi e non vuole che queste foto circolino in giro. Compromettendo la sua reputazione. Così decide di fare al ragazzo quello che chiede. Gli fa un bonifico dal valore di 1000 dollari e spera che sparisca dalla sua vita. Contatta di nuovo la polizia del campus per comunicare gli sviluppi e le rispondono di aggiornare sempre qualora si. Sì. Verificassero altri episodi. Nel frattempo ribadiscono che avrebbero assegnato il suo caso a uno dei loro agenti, il quale dovrebbe contattarla. Per il caso di Loren è stato redatto un rapporto ufficiale perché la ragazza si era recata dalla polizia del campus personalmente insieme ad Alex. La quale sostiene che gli agenti hanno peccato di superficialità. Non l'avevano neanche interrogata per andare a fondo nella sua delicata situazione. Lauren, preoccupata, fornisce le vere generalità del ragazzo che la perseguita e un agente effettua un controllo sulla sua fedina penale. Dice a Lauren che questo Melvin è un bravo ragazzo, senza precedenti penali a parte una multa per divieto di sosta. Come me, ora anche voi sarete rimasti basiti. Che significa tutto questo? Insomma, Loren era riuscita da sola a scoprire i trascorsi illegali di Melvin mentre la polizia del campus non è in grado di eseguire una semplice ricerca. Sul serio? Il mistero è presto svelato. L'agente incaricato della ricerca ha individuato per errore un ragazzo con lo stesso nome che frequenta l'università. Lui sì che è effettivamente è un bravo ragazzo senza precedenti penali, ma... Non importa, visto che non è il Melvin che frequenta Loren. Loren, di fronte all'esito contraddittorio della ricerca, discute con la gente e gli mostra tutta la documentazione reperita su internet che ha stampato. Eppure quel poliziotto continua a pensare che Melvin. Non rappresenti un pericolo. Ipotizza che qualcun altro sia entrato in possesso dei telefoni di Melvin e la stia minacciando. Nonostante ciò, grazie a Dio la gente fa il suo lavoro, prende appunti e compila un rapporto, poi contatta il detective di guardia che ha coordinato i vari passaggi, in modo che un supervisore della polizia interroghi Loren e inizi a indagare sul serio. Ma i giorni passano e i detective non si soffermano sulle varie prove che ha fornito Loren, quindi neanche prendono contatti con lei. Durante questo periodo Lauren è ansiosa, sconvolta dal fatto che la polizia del campus stia impiegando così tanto tempo per ricontattarla. Non si sente affatto protetta, quindi si rivolge direttamente alla polizia di Salt Lake City. Magari loro possono aiutarla, ma la polizia di South Lake le risponde che quello è un caso di estorsione e deve essere gestito dalla polizia dell'università. È sotto la loro giurisdizione, non c'è nulla che possano fare per darle. Un aiuto concreto. Arriviamo al 19 ottobre, quando Loren chiama di nuovo la polizia di Salt Lake City, spiegando che ha già provato a chiedere aiuto alla polizia dell'università, ma nulla era stato fatto. Continua a ricevere messaggi molesti, in più si sono aggiunte delle chiamate. Loren a questo punto lo dice chiaramente: Ah paura, teme per la sua incolumità. Teme inoltre che alcuni agenti del campus eh, conoscano Melvin, che sappiano tutto, ma lo stiano proteggendo. Ancora una volta la polizia di Salt Lake City le ribadisce che avrebbe dovuto rivolgersi alla polizia del campus raccontando questi suoi timori. A questo punto, grazie a Dio, un ufficiale dell'università la richiama per chiederle di spiegare meglio la situazione che sta vivendo. Solo in questo momento la polizia apre un fascicolo. È voluto così tanto perché a quanto pare il detective assegnato al suo caso era in vacanza e nessun altro è subentrato per sostituirlo, solo lui aveva il compito di indagare. Dunque nessuno, ripeto nessuno, ha mai anche solo prestato attenzione a ciò che Lauren ha denunciato. In ogni caso durante questa chiamata con il detective Lauren gli racconta tutto. Gli spiega che lei e Melvin uscivano insieme, gli fornisce ulteriori dettagli sulla loro relazione, su come si sono lasciati e si dice convinta che la persona che la sta minacciando è Melvin. Le foto utilizzate per estorcerle denaro le aveva scattate proprio con lui. Racconta inoltre di aver ricevuto una chiamata minatoria da un numero ignoto, ma ha riconosciuto la voce di Melvin. Il detective le chiede se durante questa chiamata l'interlocutore l'abbia minacciata dal punto di vista fisico e Loren risponde onestamente di no. L'ufficiale allora le spiega che avrebbero dovuto ottenere altre prove per procedere con questo caso e ammette che indagini simili possono richiedere un po' di tempo. Questo perché le minacce provengono da numeri di telefono diversi tra loro dove ogni numero è abbinato a un conto corrente differente. Quindi anche se a Loren sono stati chiesti molti soldi e vengono chiesti ancora l'indicazione di un conto bancario sempre diverso su cui versarli, Rende incerta la colpevolezza univoca di Melvin. In sostanza, anche se ora qualcuno sta finalmente lavorando sul caso, non si può agire in nessun modo. L'ufficiale dice alloren che se avesse ricevuto ulteriori chiamate o messaggi molesti, avrebbe dovuto ricontattare la polizia. Arriviamo al 22 ottobre. Loren continua a ricevere messaggi inquietanti. In uno di questi chi lo invia sostiene di essere il vice capo della polizia del campus e le chiede di andare alla centrale per aspettarlo. Lui è in riunione, scrive, ma ha qualcosa di importante da farle vedere. Loren ovviamente è sospettosa, sa che l'autore del messaggio potrebbe mentire e avere tutt'altra identità. Questa potrebbe essere una trappola per attrarla fuori da casa? Mentre è sola. La ragazza, con fare prudente, contatta la polizia del campus per raccontare il fatto e la polizia le risponde che nessuno degli agenti l'aveva contattata, per cui le raccomanda di non rispondere al messaggio. A questo punto la situazione per Melvin dovrebbe peggiorare, visto che si è finto un vice capo della polizia ha commesso un reato vero e proprio. Se ciò che stava facendo contro l'ore non era bastato per smuovere la polizia, almeno ora bisognerebbe occuparsene. Eppure nessuno interviene. Dunque, è ancora il 22 ottobre quando Melvin si intruffola nel condominio di Lauren intorno alle 15 del pomeriggio e si siede nell'atrio per aspettare che rientri a casa. Lauren sta frequentando delle lezioni. Verso le 20:20 20, torna a casa e parcheggia la macchina. Si dirige verso il suo condominio mentre parla al telefono con la mamma, la quale ha messo il telefono in viva voce, così anche il padre può sentirla. È a questo punto che Lauren si trova davanti a Melvin. I genitori della ragazza la Sentono che esclamano: No, 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 no. Poi la chiamata termina. La madre di Loren prova a ricontattarla, ma ora il telefono di Loren risulta spento. Gilles e Matt sono preoccupati e lui contatta la polizia e la sicurezza del campus. La polizia si reca immediatamente nell'edificio dove soggiorna Loren e nota che il suo zaino e il suo cellulare. Sono per terra. Ipotizza che la ragazza avesse con sé questi oggetti prima di subire un'aggressione. Questa è una tragedia annunciata da tempo. La polizia cerca Loren nel parcheggio fino a quando non trova il suo corpo senza vita sul sedile posteriore di un'auto. Le hanno sparato molte volte. Di Melvin non c'è neanche l'ombra, ha utilizzato la pistola di un amico per freddarla, ma la polizia sa che il responsabile della morte di Loren è lui. E come mai ora ne è così convinta? Beh, perché soltanto adesso sta approfondendo quella moltitudine di rapporti stilati a seguito delle svariate denunce di Loren, Denunce che erano state ignorate. Concludono che Melvin aveva guidato una macchina presa in prestito da qualcuno per raggiungere il parcheggio situato davanti all'appartamento di Loren. Quando la ragazza è tornata nell'alloggio lui l'ha aggredita, l'ha afferrata e poi portata di peso fino al sedile posteriore dell'auto, dove le ha sparato più volte. Dopo l'omicidio di Lauren, Melvin si allontana velocemente dal campus, poi contatta una donna conosciuta su un sito di incontri e le chiede di passare a prenderlo. La donna accetta, va a cena con lui, dopodiché lo porta a casa sua dove Melvin fa una doccia. Infine lei lo riaccompagna nei pressi di un bar. Contemporaneamente la polizia diffonde la foto di Melvin che viene mostrata anche al telegiornale. A quel punto la donna che gli era andata incontro lo riconosce e chiama la polizia verso mezzanotte. Intanto in realtà una pattuglia l'ha già identificato mentre camminava per strada. Senza auto Melvin non poteva essere andato così lontano. Gli agenti lo inseguono, Melvin si dirige a passo spedito verso una chiesa e vi entra. Ormai sa che la polizia lo sta seguendo. Piuttosto che farsi arrestare e ammettere le sue responsabilità, Melvin si spara, togliendosi la vita. Questa storia si conclude così trasmettendo una sensazione di dispiacere, amarezza e sconcerto. La morte di Loren era evitabile, aveva chiamato le autorità in lacrime più di 20 volte, esprimendo sempre la sua preoccupazione verso un uomo specifico, uno che aveva già alle spalle una storia criminale alquanto significativa e infatti era in libertà vigilata. Tutti i messaggi inviati da numeri sconosciuti che Melvin aveva scritto a Loren avevano un unico fine. Farla uscire dal suo appartamento per ucciderla. Se ricordate, i primi a farsi avanti per tutelare Lauren erano stati i suoi amici. Erano andati dal personale che gestiva gli alloggi per riferire che un uomo si introduceva troppo spesso all'interno del campus pur non frequentando l'università. Erano preoccupati perché il suo comportamento era inequivocabilmente abusante. Inoltre avevano riferito che era armato di pistola, avevano paura che potesse fare del male. A Loren fisicamente il personale aveva accettato di presentare un rapporto alla sicurezza del campus, ma concretamente non l'aveva mai fatto. Perché? Beh, forse hanno voluto convincersi che non sarebbe servito a nulla perché la relazione tra Lauren e Melvin all'inizio era consenziente. Per quanto mi riguarda, tutto ciò. È ridicolo, ma soprattutto irritante. Se il personale dell'alloggio avesse effettuato la comunicazione, magari la sicurezza avrebbe agito prontamente, e Loren sarebbe ancora viva. Il rapporto sarebbe stato collegato a tutte le chiamate che Loren ha poi fatto alla polizia, dando maggiore risonanza al caso. Se tutti coloro che hanno la responsabilità di tutelare i ragazzi avessero preso sul serio la situazione di Loren, i precedenti di Melvin sarebbero saltati fuori, spingendoli a intraprendere azioni concrete. Al contrario, Melvin andava tranquillamente in giro con una pistola, violando di nuovo la libertà condizionale e comportamento per cui meritava di tornare in carcere. Emerge solo ora che... Nessuno aveva realmente controllato i precedenti penali di Melvin. Il 2 novembre 2018 il presidente dell'università afferma di aver chiesto a un investigatore esterno di esaminare le azioni intraprese dalle forze dell'ordine. Entro il 9 dicembre arriva il risultato di questa investigazione ed emerge che Loren aveva chiesto aiuto a gran voce, ma nessuno... Si era davvero preoccupato del suo caso. L'agente assegnato, come ricorderete, era in vacanza e nessuno era subentrato al posto suo. Tuttavia, il presidente dell'università conclude che neanche la polizia del campus avrebbe potuto impedire l'omicidio di Loren. Ma come? La polizia non avrebbe dovuto proteggerla? Sembra un'assurdità, infatti, a seguito di una seconda revisione dell'intera situazione si giunge a una conclusione diversa. Se la polizia universitaria avesse Preso contatti con l'ufficiale per la libertà vigilata di Melvin, probabilmente Loren non sarebbe morta. Se l'ufficiale avesse saputo che una ragazza stava denunciando Melvin per stalking, molestie e minacce, sarebbe intervenuto. A questo punto, ascoltate bene, emerge anche che la polizia non era mai stata in grado di controllare la fedina penale di Melvin perché la sua patente di guida non era mai stata inserita nel sistema che erano soliti usare. Quindi quando la polizia del campus ha provato a cercare la sua patente di guida, non ha trovato alcun riscontro. Allora, con calma. Io capisco che quando si ha tanto lavoro da svolgere qualcosa possa sfuggire. Non siamo esseri perfetti e anche gli agenti sono umani. Dunque possono sbagliare. Ma allora, in santa pace, aveva già scoperto tutto da sola su Melvin facendo una semplice ricerca su Google? E l'aveva pure stampata. È assurdo e riprovevole che mentre andava avanti questa storia, nessuno si sia preso dieci minuti per cercare di approfondirla per capire chi fosse quest'uomo che tormentava una giovane studentessa. Ma c'è un ultimo aspetto di questo caso che mi ha fatta letteralmente andare fuori di testa. Uno dei detective che aveva preso in carico il caso di Lauren originariamente è stato poi licenziato perché ha avuto il coraggio di scaricare delle foto intime che la ragazza aveva consegnato alla polizia come prova. Non solo, una volta trasferite le foto sul suo cellulare, ha iniziato a mostrarle ad alcuni colleghi, vantandosi di poter vedere le immagini ogni volta che voleva. Un vero scempio. A seguito di tutte queste scoperte, la famiglia di Loren ribadisce che se coloro che ne avevano la responsabilità fossero intervenuti, Loren si sarebbe salvata. Quindi fa causa all'università giustamente l'università dal canto suo risponde che melvin non era uno studente del campus loren l'aveva invitato nel suo alloggio quindi non avevano alcun dovere di proteggerla dalle sue avance e molestie la famiglia di loren inorridita dice a gran voce che avevano e come il dovere di proteggerla indipendentemente da chi fosse il suo aggressore ora io ho un'altra perplessità. Loren aveva chiamato più volte la polizia del campus, ma, come ricorderete, anche quella di Salt Lake City. Quest'ultimo aveva liquidato la ragazza dicendole che la giurisdizione non era di sua competenza e che si sarebbe dovuta rivolgere alle autorità del campus. Dunque, se le autorità del campus non avevano il dovere di proteggere una loro studentessa e neanche la polizia di Salt Lake City, chi avrebbe dovuto proteggere la povera Loren? A questo punto si fanno addirittura avanti altri studenti che dichiarano di aver denunciato in passati altri casi di abusi e molestie senza che la polizia del campus muovesse un dito. E questi sono episodi avvenuti nel corso di diversi anni. Insomma, pare quasi che all'Università dello Utah se hai problemi con qualcuno che ti molesta o ti insegue, ti devi arrangiare. Quindi... Visto che non interviene mai, a che serve avere la polizia nel campus? Andiamo avanti. Nell'ottobre del 2020 la causa tra l'università e i genitori di Loren si conclude e l'università viene condannata a risarcire la famiglia McCluskey per 10 milioni di dollari. Meno male. Aggiungere meno male. Fortunatamente. Dopo questa condanna, attenzione, il direttore della scuola cambia posizione e ammette pubblicamente di non aver gestito il caso di Loren come avrebbe dovuto. Si dichiara costernato perché il campus ha deluso profondamente sia Loren che la sua famiglia. Mentre prima si diceva che nulla avrebbe potuto impedire l'omicidio di Loren. Onestamente apprezzo che i vertici della scuola si siano assunti le loro responsabilità per tutti gli errori commessi e le mancanze dimostrate nell'affrontare questa situazione. I genitori di Loren dopo la vittoria al processo hanno affermato pubblicamente di non voler guadagnare sulla morte della figlia, dunque ogni singolo centesimo che riceveranno sarà devoluto alla fondazione di Lauren McCluskey. In onore delle grandi passioni di Lauren, la sua famiglia ha istituito questa fondazione che ha l'obiettivo di assistere finanziariamente gli studenti delle scuole superiori svantaggiati che vogliono competere nello sport. Anche se alla giovane Lauren è stato impedito di laurearsi e di realizzare i suoi sogni proiettati nel futuro, c'è ancora della sua presenza talentuosa e gentile nei cuori dei suoi cari e in questa fondazione. Bene ragazzi ho finito di parlare mm, di questo caso e posso dirvi che questo caso mi ha angosciata davvero tanto, tanto perché ho sentito anche le, le telefonate che ha fatto Loren, ho sentito la sua voce e sembrava che ad ogni chiamata la sua voce fosse sempre più arrendevole, sembrava che avesse perso la speranza di poter risolvere questa situazione. In questo caso si sarebbe dovuto fare qualcosa e la morte di Loren poteva davvero essere evitata e queste storie a me fanno molto male no perché si dice sempre dovete denunciare denunciate 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 non tenete nascosto non abbiate paura e poi questi sono i risultati non lo so ragazzi questo è davvero un caso frustrante che fa arrabbiare ingiusto trovo assurdo anche che l'università abbia provato a pararsi il di dietro fino a quando un tribunale non gli ha dato torto, insomma, queste sono le mie conclusioni per questo caso. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se lo conoscevate e fatemi sapere se siete incazzati e indignati tanto quanto me. Io lo sono parecchio. E niente, io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.